Allora, vogliamo commentarlo questo video? Io? No, mia sorella. Mia sorella, lo faceva lui. Dammi il mio. Via! Commentate! Nice! La macchina si comporta in maniera strana, cioè non, i parametri che io vedo tramite log, multi-ecoscan e tramite anche stereometrico non mi corrispondono a quello che dovrebbe essere poi in realtà. Quindi adesso abbiamo portato la macchina in Fiat sperando in un aggiornamento centralina che ci riporti al file base per poterci poi lavorare con una mappa fatta bene. Tutto chiaro, no? Face detection. Detieni no. Mettivi a fuoco, baby. Bentornati su Officina del Pilota. In questa puntata vi presento Speedlab. È un'officina meccanica che sta a Viterbo e questi due ragazzi che la vivono hanno questo progetto in mente, una grandissima passione per le autovetture proprio come me, come noi. Sono tra l'altro giovanissimi, super professionali, capaci e anche molto educati. Cioè è una serie di caratteristiche positive che hanno che io apprezzo molto. Infatti trovo giusto presentarveli in questo video, che tra l'altro ha dei contenuti molto molto tecnici. Se vi piacciono le elaborazioni delle vetture, se ti piace fare track day, se non sai dove elaborare la tua vettura prima di andare a fare un turno in pista, io vi consiglio di andare proprio a trovare Speedlab, perché ve la mettono a punto e sanno quello di cui parlano e sono che cazzo ne so. C'è una serie di cose positive in questo video, ragazzi, vedetevelo perché è veramente una bomba. Buona visione. In questo garage ci sono tante macchine particolari, anche la Abarth che abbiamo portato poco fa in Fiat. Insomma, in realtà qui c'è un po', si va un po' nello specifico, nel dettaglio di auto sportive. Non è proprio un'officina convenzionale. Abbiamo aperto circa 4 anni fa, nel 2016. Ci troviamo a Viterbo, via Latino Latini, zona Villanova. Le ore che facciamo qua dovrebbero essere 8, però non so 8, so qualche cosa di più, perché rimaniamo anche la notte, quasi tutte le notti, per portare avanti i lavori nostri, perché comunque cerchiamo sempre di fare un qualche cosa di diverso dagli altri e poter, diciamo, ecco, accontentare al 100% il cliente in tutte le sue esigenze, sia a livello di modifiche che a livello comunque sia di cura della macchina in generale. Per un 60% abbiamo macchine che entrano qua dentro con un problema o con più problemi gravi che dobbiamo poi andare a risolvere prima di poterle o modificare o di poterle rendere utilizzabili su strada. E molte altre macchine invece vengono per una preparazione poi iniziale, diciamo, come per esempio questa qua che abbiamo fatto. Questa. Sì, questa qua è stato effettuato uno swap. È stato preso il suo vecchio motore, tolto, cambiato da RB25 a RB26, portato a trazione posteriore, tolto quindi tutta la parte anteriore della trazione integrale, e successivamente è stato effettuato uno swap a livello elettronico con elettronica originale RB26 su RB25, senza alcuna aggiunta di materiale esterno come centraline aggiuntive o quant'altro. Io non credo niente. Del resto, ragazzi, uno che si tatua i pistoni, gli ingranaggi sul braccio, che non è proprio tanto normale come cosa, cioè, vuol dire che te hai una certa passione per le sì, macchine sportive. Beh, sì, per disegnarselo sul corpo vuol dire. Aspetta, questo è Saltimbeccus alla Romanus. Mamma mia, questo non è uno scherzo, eh? No, non è uno scherzo, è tutta realtà, tutto vero. Eccolo qua, motore
appena chiuso e siamo pronti a rimontare tutto il resto, ossia cambio, scarico, turbina e tutta la parte diciamo esterna al motore, e cerchiamo di essere pronti per quest'estate per tutti i vari eventi. Cercheremo di essere presenti con entrambi le nostre macchine, la Supra e la Skyline di Leonardo, e i lavori stanno procedendo molto molto bene. E sappiate che questi ragazzi lavorano di notte sui loro progetti. Ecco, questo qui in questo caso, ora vi racconteremo di questa Supra, la Supra di Andrea, e cosa stanno facendo, e si stanno preparando per Time Attack, anche per i Time Attack. Quindi loro di giorno lavorano per le vostre vetture e di notte lavorano per le loro. Questa è effettivamente un'officina che rispecchia un po' quello che è il pensiero di Officina del Pilota, del mio canale, perché qui si lavora con passione, per passione, insomma si fanno tanti investimenti solo per realizzare i nostri sogni, i sogni sulle autovetture sportive. Su questa Supra, che è stata comprata circa 3 anni fa, appena aperto, quindi un investimento molto al buio, fatta molto di impulso e senza pensarci troppo. E forse diciamo che è stata una delle migliori scelte che abbia fatto fino ad ora in tema auto. E appena presa, la macchina, specifico subito, non era motore 2GZ GTE, quindi non turbo, parliamo di motore aspirato. Il motore è stato preso, è stato usato, è stato ottimizzato per circa un anno, dopodiché ho deciso di prendere, smontare e di revisionare il tutto per aumentare in termini di performance e di affidabilità soprattutto, perché è una macchina che tenderò a usare, non dico tutti i giorni, ma è una macchina che uso molto molto spesso, quindi mi serve anche un veicolo che abbia una certa affidabilità. Quindi il motore è stato preso, è stato smontato, è stato rettificato, le canne sono state alesate a 86,5 e successivamente poi è stata presa e portata in rettifica il monoblocco, è stato preso e portato in rettifica il monoblocco da Giannini a Roma, dove sono stati effettuati dei lavori interni a livello di passaggi olio, quindi sono stati sbloccati i passaggi olio da aspirato a turbo e inseriti gli squirter per l'olio inferiori all'interno delle canne. Allora, qua abbiamo Subaru WRX ST anno 2002, ha uno swap EG25, è stato installato un EG25, non da noi, a noi la macchina è arrivata già swappata, noi abbiamo praticamente provveduto con una sostituzione dell'intercooler, abbiamo mantenuto sempre il passo corto Mishimoto e abbiamo anche installato una pop-off Tial, turbina maggiorata GTX 35 Garrett bolt-on su doppi cuscinetti ceramici. Intercooler, abbiamo mantenuto la stessa posizione che mantiene casa madre, che comunque Subaru Impreza continua a posizionare intercooler qui sotto, quindi molto vicino al motore nonostante il motore poi scaldi. Alcuni per i Time Attack li ho visti che l'hanno montato qui sotto, evidentemente per far prendere più aria. Spieghiamo un attimo perché noi abbiamo scelto di mantenere la posizione originale e se effettivamente è una buona cosa. Noi abbiamo optato per questa soluzione qua, quindi di conseguenza per l'intercooler maggiorato passo corto, perché allora in primis comunque con una turbina grossa e con un giro tubi così corto cerchiamo di ridurre al minimo il lag, e questa è una cosa molto importante. In secondo piano poi comunque noi abbiamo un Subaru e il Subaru ha la presa sul cofano e voglio dire è convogliata in maniera perfetta sull'intercooler, quindi comunque sia in questo modo riusciamo sia a tenerci bene con le temperature e sia anche a non avere quel lag sotto che potremmo avere nel caso di un intercooler frontale a causa di un giro tubi molto più lungo, non credi? Sì, sì, giusto. Infatti, come dicevamo, abbiamo mantenuto il giro tubi originale in quanto sia per una facilità di installazione che di smontaggio che di eventuale soluzione di problemi in caso comunque sia di rotture, perdite o quant'altro. Per quanto riguarda ovviamente una macchina da Time Attack è totalmente studiata in maniera diversa, ossia non ha aria condizionata, non ha tanti componenti che comunque sia una macchina stradale ha, e mettere un intercooler che sia frontale, a parte il giro tubi totalmente diverso, il rischio maggiore è l'urto con sassi o qualsiasi altra asperità che si possa trovare, in quanto questa macchina nasce per un utilizzo prettamente off-road e non per un utilizzo stradale. E come seconda cosa, nonostante il litraggio che può sembrare piccolo e molto corto a livello di dimensioni, non ci scordiamo che abbiamo uno spray qua sopra che manda acqua e quindi va a raffreddare comunque sia il tutto anche a macchina ferma, comunque sia a velocità ridotte. Quindi è la miglior soluzione, più plug and play e più diciamo facile per un utente medio per il suo utilizzo.
Acqua demineralizzata, corretto? Okay. Sì, diciamo per il 99% tutti usano acqua demineralizzata, sì. C'è un tastino proprio all'interno, sì, del, diciamo dove sul cruscotto c'è un, sì, tastino che innesca appunto lo spruzzamento, se così si può dire. Sì, esattamente quello. Ma dica queste volgarità, un tasto con scritto water spray e appunto serve proprio a questo, che poi è la stessa funzione che hanno sui tergicristalli, solamente viene convogliato sulla parte inferiore, quindi sull'intercooler. Ogni quanto bisognerebbe spruzzare l'acqua demineralizzata per raffreddare l'intercooler? Ogni qualvolta che la macchina è ferma e ogni qualvolta che va fatta una partenza da fermo, dove il motore viene sfruttato a pieno, quindi bisogna compensare il calore della macchina ferma e quindi va data un'aggiunta di acqua sull'intercooler. Quindi io ho sbagliato, sai, perché io stavo facendo un turno a Vallelunga e ogni giro gli davo una spruzzata. Che fa male, ci sono addirittura delle elettroniche esterne che hanno delle strategie apposite per spruzzare acqua sull'intercooler a seconda di alcune strategie già impostate o range di giri o comunque sia, okay, temperature raggiunte. Quindi non hai propriamente sbagliato su questa cosa, hai fatto bene. Magari dove vedi che surriscalda di più vai a compensare con l'acqua. Questa qua è la scheda di Leonardo. Ah. Ora andiamo a far vedere cosa c'è dentro. Namasgomma? Skyline R33 GTST Spec 1, quindi prima serie del 33. Motore RB25. In questo caso non abbiamo il motore all'interno della macchina. Praticamente io sto preparando il monoblocco da drift. L'RB25 ha delle fragilità da originale, ovvero pistoni delicati alle pressioni. Abbiamo una lubrificazione un po' scarsa a alti regimi. E abbiamo un po' di problema con il recupero vapori olio per la disposizione dei cilindri, del 6 cilindri del motore. In questo caso l'impostazione che io sto cercando di dare alla macchina è quella di una macchina da drift, però con uno stile stradale. Quindi a livello di motore faremo una modifica completa sia di monoblocco interna, pistoni BL bronzine e varie modifiche al monoblocco, quindi passaggi olio, pompa olio maggiorata e terzo sfiato sulla testa per poter far funzionare il tutto nel migliore dei modi. Abbiamo già installato elettronica esterna EM Infinity 3 prima che io smontassi il motore e poi avremo una componentistica esterna. Anche io ho utilizzato turbina BorgWarner, però è un S200, una serie un po' più piccola. Punteremo a un 5/600 cavalli, ne bastano 500 cavalli per sgomma, sono contento. E poi ci sarà un attimino da vedere per quanto riguarda avantreno, retrotreno, come impostazione di bracci. Vorrei fare tutto su Uniball per potermi appunto divertire con il drift. E invece la Mini che cosa stai facendo? Che c'è sta macchina che va? Siamo arrivati finalmente al capitolo Matteo Torrisi con la Mini R53. Allora, Matteo ci ha portato la sua Mini per un intervento, in questo caso allo sterzo, poi abbiamo deciso altre cose tra di noi, però principalmente era quello il problema. Praticamente lui mi ha chiamato e mi ha detto: Leonardo, guarda, ci sono delle volte che io quando vado a girare lo sterzo praticamente me lo trovo duro e non riesco a guidarla. Non ci preoccupi, come sa, conosco una scorciatoia, ci giriamo a destra e arriviamo prima. Perciò ho detto: va bene Matteo, vengo su, te la vedo a casa, poi eventualmente vediamo come fare, me la porti in officina. E così è stato, infatti la macchina l'abbiamo qua. Abbiamo un problema sulla scatola dello sterzo nella parte elettronica. In più, visto che comunque sia la sua macchina ha una bella preparazione motoristica, abbiamo deciso di dare una bella rinfrescata al motore, nel senso, altre modifiche c'è poco da fare, però forse c'è da dare una bella rifinita un po' in generale a tutto il vano motore, una bella pulita, qualche manicotto lo cambiamo. Possiamo vedere quello che c'ha la macchina montato, perché tu ti sei preso una macchina che comunque sia qualcosa ce l'ha. Ci abbiamo adesso a primo impatto, a vederla così, ci abbiamo intercooler maggiorato, un'aspirazione dinamica, poi ci abbiamo bobina MSD, abbiamo, vedo anche lì sotto, abbiamo anche la puleggia alleggerita del volumetrico, quindi già queste sono, ecco, diciamo le basi di quello che si fa su sto motore. Abbiamo anche uno scarico, un collettore 4 in 1, e abbiamo anche sensoristica aggiuntiva, come per esempio temperatura acqua, abbiamo probabilmente un temperatura olio lì sotto. Più che altro per quanto riguarda l'impianto elettrico, perché come vediamo da sotto al cofano qua
fino a qui, fino ai relè, alla strumentazione interna e quant'altro, è tutto montato molto in maniera, diciamo, casareccia. Quindi andrà risistemato tutto l'impianto elettrico, compreso anche dentro di manometri che a primo impatto, visto che non funziona quasi nessuno, comunque sia, stanno tutti a zero e non hanno corrente da quanto ho visto. E successivamente andrà data una controllata al motore generale per verificare comunque sia l'efficienza di tutti i componenti e per renderla statalizzabile e soprattutto un veicolo competitivo a livello anche pistaiolo. Voglio fare, come ho promesso nel video precedente, un bel turno a Vallelunga, però voglio essere sicuro di riuscire a farlo per intero, di non dover uscire al secondo giro. Sì, adesso te famo una mini che è una bomba, così ci vai a girare in pista e sei contento. Secondo voi quanti cavalli eroga sta macchina, più o meno? Secondo me siamo su una potenza effettiva di circa un 200 cavalli almeno. Effettivi. Almeno. Su 1050 kg, anche meno, perché l'ho svuotata un pochino. Eh sì, è abbastanza vuota la macchina. Te dirò anche di più, una cosa. Una volta finita la macchina, se tu vuoi vedere realmente quanti cavalli c'ha, possiamo rullarla. Ci abbiamo il banco. 4x4 frenato, quindi voglio dire, meglio di quello, solo verità. Sì, appena revisionato, nuovo, quindi per chiunque volesse può comunque sia provare il suo veicolo su un banco serio per avere un riscontro effettivo dei lavori che ha fatto. Siamo a Viterbo, in via... Latino Latini, senza numero civico. Intanto è una via piccina. E poi come andate un pochino più avanti, vedete scritto Speed Lab in blu, grosso come una casa, quindi non potete sbagliarvi. E soprattutto quando passate qua davanti, comunque di norma fuori al cancello qualche cosa ci sta sempre, quindi insomma è difficile sbagliarsi. Una certezza assoluta per quello che riguarda il mondo del touring. I ragazzi sono veramente in gamba, vi ringrazio infinitamente. Ciao Andrea. Ciao. Bella. Ci vediamo alla prossima. Figo comunque la realtà di Speed Lab lì a Viterbo, eh? Bella officina. Io li ho conosciuti perché venivano inizialmente al raduno da Empower, il raduno mensile che facciamo, e poi li ho portato là sopra perché ero disperato per un problema alle turbine. Dopo aver cambiato 4-5 meccanici che hanno messo mano alla mia Supra, l'ho portata da loro e il grande Leonardo di Speed Lab ha sistemato il tutto.